voglia di qualcosa di dolce. E cosa c'è di più buono della torta novellina? Buonissima! Issima! Mettete i biscotti nel tritatutto, dovete tritarli molto finemente, proprio fini. Mettete i biscotti in un contenitore. E aggiungete il burro fuso. Mischiate bene. Preparate una teglia a cerchio, la ricoprite bene con la carta forno. Poi versate i biscotti mischiati con il burro fuso, livellate bene. Ora in frigo per 30 minuti. In un contenitore mettete il mascarpone, la ricotta, cominciate a mescolare aggiungendo la panna un po' alla volta. Aggiungete il cucchiaio di zucchero, e continuate ancora ad aggiungere panna. La farcia deve risultare bella consistente. Trascorsa mezz'ora, ricoprite la base con la farcia appena fatta. Sopra la farcia mettete i biscotti imbevuti nel caffè. Dopodiché mettete ancora uno strato di farcia e poi la torta in frigo per 2 ore. Trascorse le 2 ore, togliete il gancio dalla tortiera e con attenzione anche tutta la carta forno. E trasferite la torta in un vassoio. Livellate bene e ricoprite i bordi con le gocce di cioccolato.
appoggiate uno stampino di vostro gradimento. E spolverizzate con del cacao amaro. Con attenzione togliete lo stampino. E per finire cospargete ancora un po' la torta di gocce di cioccolato. Un like se vi è piaciuta la ricetta. Questa torta novellina, oltre a essere bella da vedere, ma è molto buona da mangiare. Ve la consiglio da far gustare i vostri amici, i vostri bambini, i vostri parenti, vostro marito, vostro fidanzato o anche per voi stesse. Vi assicuro, è una bontà. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella notifica e ciao, alla prossima!